che cambia siamo noi. Armonia Animali riunisce i veterinari che si occupano di medicina alternativa. È aperta a tutti quei colleghi che vogliono approfondire delle tematiche fondamentali. Abbiamo una grande quantità di pet, cioè di animali da compagnia. In Italia sono 60 milioni e di questi 60 circa 15 milioni sono cani e gatti, quindi c'è anche la questione di capire come relazionarsi con questi animali, perché la relazione è cambiata, quindi non si parla più del cane o del gatto, ma si parla di un membro della famiglia. Di come curarli, abbiamo la questione della farmacoresistenza, quindi una grande quantità di farmaci che vengono usati, e di come alimentarli. Siamo tutti professionisti che lavorano nel loro territorio professionalmente, con le medicine alternative, chi con l'omeopatia, con i fiori di Bach, con l'agopuntura, la kinesiologia, chi lavora nei cavalli, nei cani e gatti, nell'allevamento biologico, eccetera. C'è un momento in cui noi ci riuniamo, noi veterinari, e poi portiamo questo contributo verso il mondo esterno. La salute, diciamo, umana è inestricabilmente connessa tra la salute sociale e la salute ambientale. A seconda di quello che il cane e il gatto mangia, cioè io vado in un negozio, compro un cibo per il cane e il gatto, muovo un sistema. La veterinaria di questi temi se ne è occupato ultimamente, però solo sotto un aspetto industriale, un'alimentazione molto spinta negli animali da produzione, quindi cercare sempre il massimo della produzione di carne, massimo della produzione di latte. Se lo si guarda con occhi veri, realistici, di quello che sono le filiere e il movimento di merci e di alimenti che si viene a creare per alimentare i nostri animali, è un sistema che sta in piedi. Questo non vuol dire che noi siamo contro questo modello, ma che cerchiamo di innanzitutto farci delle domande sui limiti e sulle diciamo, le assurdità che questo modello ha creato, e poi cercare di proporre anche delle soluzioni. Per noi gli allevamenti industriali vanno chiusi, li abbiamo analizzati, diciamo, nel dettaglio, e in tutta la filiera non riusciamo a trovare una cosa positiva, ma noi siamo dei veterinari, dei professionisti, quindi il nostro compito è proporre. È chiaro che se il mio cane viene alimentato con scarti, per esempio, di macelleria, che vengono per esempio da allevamenti bio o da produzioni bio, se vogliamo parlare di un'alimentazione che comprenda anche la parte vegetale o di frutta, chiaramente io sposto l'asse. Fino ad oggi, come se i cani e gatti, quello che sporcano non esistesse, cioè perché ci sono anche le feci, le urine, eccetera, quello che mangiano è come se vivessero un po' su una nuvola, no? Se ne parla pochissimo, si parla degli altri allevamenti, ma non si parla di uno degli allevamenti più grandi che c'è in Italia, oltretutto di predatori, e che quindi hanno bisogno di prede. Se mi dici Italia che cambia, mi viene in mente delle persone che hanno dei talenti, hanno un bisogno di portare fuori questi talenti e queste loro necessità, e che hanno bisogno anche di conoscersi fra di loro. A me viene in mente un sorriso e un abbraccio. Tendenzialmente sono una persona positiva, quando sento che c'è tanta gente che fa altre cose, che proprio sono proprio contento.